che vuoi mettere me nei guai? Adesso piglialo con me! Ammazzalo anche te! Oh, non ti basta! Devi fare quello che dico io! Ma che succede? È impazzito quello? Come ti senti? Puoi stare in piedi, sì? Tu va via, meglio per te. Sì, è meglio per te, vai via. Scusa un momento, ma non ti sei accorto che è una ragazzina? La vuoi più vecchia? Ne ho due proprio all'inizio della strada, vai se vuoi. Guarda che stai sbagliando. Io non voglio compagnia. Io me ne andavo a casa mia per i fatti miei, quando ho rischiato di investire questa povera ragazzina. E tu l'hai buttata in mezzo alla strada. Povera ragazzina, ma che porcate dici? È una cagna rabbiosa, capito? E adesso me la porto via, basta. Andiamo, via. No, 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 aspetta. Io la porto a farsi medicare, scusa, eh? Che fai? Dove la vuoi portare a medicare? Guarda che ci si fa male con questi amnesi, eh? Sei tu che ti fai male, te ne vai all'ospedale, e subito. Chi ti credi di essere? Ma chi è quello? Ammazzalo, sbrigati! Ti conviene andartene. Andiamo via, che è meglio adesso, eh? Ho fatto bel casino. Adesso quelli ammazzano me. Tu scappa, vieni. Dai, sbrigati! Ti seguiamo! Come ti chiami? Lulu. No, il tuo vero nome voglio sapere. Rajdia Regipova. Sì, buonanotte. Allacciati le cinture, va? Così ce li perdiamo. Tu ci credi alla divina provvidenza? Non molto. Peccato, perché forse siamo salvi. Perché tu portare me polizia? Bastardo! Io non documente! Che vuoi restare con i tuoi amici? Quelli non miei amici. E allora non temere, non aver paura. Ma tu chi sei? Un prete, perché non si vede? Che bastardo, me la pagherà! A Napoli c'è steva una finestra, vicino a quale puro mare tozzuliava. Erano tutti giorni feste, puro sole nascenne si arrecreava. Che ne parlammo a fa? Che ne parlammo a fa? Che ne parlammo a fa? Per la maffa se sentiva l'odore del rosa, la gente parlava co cuore, cosa parla soli denare, nessuno più parla d'amore. Che ne parla maffa, che ne parla maffa, che ne parla maffa, che ne parla maffa. Manderite come passate e passate, tutto mondo è cagnato, ma morale se ne chiude, la famiglia si è scassata. Che ne parla maffa, che ne parla maffa, che ne parla maffa, che ne parla maffa. Non è la prima volta che si mette nei guai, padre. Eppure nessuno mi ha mai denunciato. Purtroppo, durante la notte, specialmente in periferia, si possono fare incontri sgradevoli. E io non posso star fermo quando qualcuno mi butta una ragazzina di 15 anni sotto la mia macchina. Commissario, è la bosniaca, la ragazza dell'incidente. Ha già parlato con la psicologa?
Sì, dottore. La ragazza è arrivata da pochi giorni con altre 7 e stanotte doveva avere il battesimo della strada. Lei si è ribellata e... Siamo le solite. Non si sa come è arrivata, è senza passaporto, senza famiglia, senza permesso di soggiorno. Senza soldi. Hanno rubato tutto. Bisogna sentire subito il giudice. No, no, un momento, commissario. Vuol vedere se è arrivato padre Leonardo. Lupus in fabula. Padre Leonardo, ma lei conosce Don Vasari? Ma certo che conosco Don Carlo, sono anni che si collabora insieme per il recupero dei giovani sbandati. Io non ho sbandata. E come ha fatto a sapere che era qui? Eh beh, perché io c'ho il beeper. E io il telefonino. Ecco, e abbiamo anche la richiesta d'affidamento della ragazza per la nostra comunità. Ho già parlato con il giudice tutelare. Hai fatto bene a chiamarmi, perché per caso si è liberato proprio un posto per la ragazza. Se si comporta bene, poi noi la possiamo tenere con noi fino a che non gli troviamo una sistemazione dignitosa. Ma la faccio studiare, lavorare, lavorare sodo e studiare, studiare tanto. Ora e te lavora! Studio e lavoro tanto. Ma chi è questo matto? È il tuo permesso di soggiorno. Forza, forza ragazzi! Venite qua con me che vi presento una nuova amica. Ha bisogno d'affetto. Accoglietela come si deve. Chiama Lulu, viene dalla Bosnia ed è sola. Qui troverà la sua nuova famiglia. Però non sa ancora che vuol dire divina provvidenza. Spiegaglielo tu, Luisa, te l'affido. Deve trovare fiducia in se stessa, fiducia nel prossimo. Ricordate sempre, ora et lavora. Ha telefonato Don Cesco, sai mio cugino, te lo ricordi? Quello che c'ha quella chiesa a San Crispino, a Crotone. Sta male. Mm-hmm. Ma ha detto se vado a dargli una mano per un po' di tempo. E io che cosa posso fare? Io non ci posso andare, io non posso lasciare questi ragazzi. Io non so come chiedertelo, ma mi ci trovo costretto. Stai dicendo che io dovrei andare al posto tuo? Tacco! Ma certo, ti farebbe cambiare un po' l'aria. E poi io di te mi fido, mi sentirei a cuore leggero. Leonardo, non sarà per l'avvertimento del commissario? E non sarà che tu sottovaluti tutti i pericoli? Eh? Ti rendi conto del modo in cui vivi? Io sono molto preoccupato, tu sei un incosciente. Per me non ha nessuna importanza nulla, lo sai. Senti, Carlino, la devi smettere di torturarti perché così non può andare avanti. Qui ci abbiamo tante cose da fare. Ecco, io ho bisogno di te. Va bene. Telefonerò io a Don Cesco, va bene? Però per pochi giorni. Sì, certo, mandamelo subito, c'ho il modem collegato, sì. Sì, sì, ci lavoro subito, te lo rimando la mattina, corretto. Mi scusi se l'ho svegliata. Questi telefonini sono un tormento. Scusi, perché non risponde? Guardi, il mio è collegato con il fax. Mi sono distratto, mi scusi tanto. Era il mio. Pronto? Sì, sì, sono io. No, non sono ancora arrivato. Ma cos'è questa storia dell'affidamento? Dai, dai, che quando poi verrò io risolvo io il problema. Allora lo vuoi passare, va bene. Lulu, che c'è Lulu? Non ti preoccupare, non ti preoccupare, l'affidamento ci pensiamo noi. Ciao, un bacione, arrivederci. Se non sono indiscreto posso chiederle dove è diretto? A Crotone. Ah, bene, quindi facciamo il viaggio insieme. Anch'io torno a casa. Io invece vado a sostituire un confratello malato. Don Cesco, della parrocchia di San Crispino. Ah, quindi lei si occuperà dei giovani del carcere minorile? Quale carcere minorile? Quello in cui lavora padre Cesco, senza grandi successi per dire la verità. Ma purtroppo i ragazzi che entrano in quel carcere sono i peggiori della regione. Li conosco tutti, sono io che ci rimando. Lei non deve amare molto i giovani, vero? Sono autentici criminali. Autentiche vittime.
È stata una piacevole conoscenza, padre, anche se abbiamo idee molto distanti. Comunque, se ha tempo, venga a trovarmi in ufficio, approfondiremo l'argomento. Mi piacerebbe che venisse lei nel mio ufficio. Arrivederla. Arrivederci. Quindi lei è libero? Dipende, dove deve andare? Alla parrocchia di San Crispino. E dov'è? Scusi, ma lei non fa il tassista? No, sono un laureato disoccupato. A tempo perso guido la macchina. Il titolare è mio fratello, ma se ne sta in viaggio di nozze alle Maldive. E non c'è un altro mezzo per andare lì? Solo le gambe. Dopo 9 ore di viaggio sono stanco morto. Non ho mica detto che non ce la porto. Solo che non so esattamente dov'è. Non si arrabbia se dovremmo girare un pochettino per trovare la sua parrocchia. Allora, ha capito bene? Sì, penso di sì. Grazie, padre. Neanche questa. Non è possibile. Finalmente siamo arrivati. Quant'è? È rotto il tassametro, facciamo 74.000. E io ho la faccia da 74.000. Mi hai fatto girare tutto il paese. Io più di 30.000 non ti do. Va bene, grazie. Che vuole, pure la ricevuta per caso? No. Senta, padre, comunque, se ha bisogno, io studio da avvocato, ma a tempo perso faccio il tassista. Per fare l'avvocato come fa il tassista, è meglio che cambi mestiere. Ciao, Tilio. Arrivederci, padre. Mi dispiace, signore, la chiesa è chiusa a quest'ora. Come ti chiami? Sono Pietro il Sacrestano, De Geppedi, amici. Io sono padre Carlo Vasari. E Don Cesco mi sta aspettando. A Don Cesco le porto io le valigie, ma lei mi sa che ce la fa da solo. Venga, padre. Qui dorme Don Cesco. La sua camera è di là. Chi è entrato, Cesè? Nessuno, padre. Riposi tranquillo. Dorme poco, sta sempre con le orecchie appizzate. Non ce la smetti di raccontare fesserie. E dimmi chi c'è con te. Sono padre Carlo Vasari, mi manda il suo cugino Leonardo. Sono appena arrivato. Vogliamo parlare? Ma come? Perché non è venuto lui? Domani parliamo. Noi ci accompagnano in camera e torna subito qui. E non raccontare fesserie come al solito. Che rottura. Allora, come ti senti stamattina? Grazie, un po' meglio. Ma che ti è successo? Scusami, Don Vasari, per ieri sera, ma sono rimasto un po' deluso di non aver visto mio cugino Leonardo. Tu non devi scusarti. Tuo cugino Leonardo ha mandato me per sostituirlo. Tu mi devi solo dire quello che tu vuoi che io faccia. In questo momento, come vedi, non posso badare nemmeno a me stesso. Sono molto confuso. Dovresti sostituirmi al carcere con i ragazzi. So di chiederti molto, ma io non so come fare. Scusami. Niente. Ci sta passando la pennuta. No, no. Mi dispiace, ragazzi. Niente. Nino. C'è una lettera per te, da tua fidanzata. Grazie, Marcello. Grazie mille. Grazie. Vediamo che dice. Vediamo che ti scrive la tua fidanzata. Oh, dammi sta lettera. Dammi sta lettera. Ah, lo t'ammazzo. Non fare lo stronzo, Zingaro. Mi dagli quella lettera. Tu non ti fai mai i cazzi tuoi, eh? Credi di venire pure qui dentro a fare il boss? Questa lettera perché è quella mia! Che fate? Vi calmate o giù come sarei? Stai calmo, capo! Stiamo solo giocando tra amici, no? Sì, poi mi dici che ti scrive. Muoviti, ti stanno aspettando!
Te la farò pagare! Non ti preoccupare, Nino. Caro Nino, spero tu stia bene. Sono appena rientrata dall'ospedale e purtroppo i risultati delle analisi del piccolo Rocco non sono affatto buone. Gli hanno trovato una valvola del cuore che non funziona bene e non possono intervenire perché è ancora troppo piccolo. Ieri gli ho mostrato la tua foto. Questo è zio Nino. Zio Nino. E subito lui ha ripetuto: Nino, Nino. Sono disperata e sola. Non so chi chiedere un consiglio. Se almeno tu fossi con me, sarei meno angosciata. Guarda che zio Burdush ha lasciato Magyarska. È venuto a Verona e mi ha detto che ha bisogno di un giostraio. E io ho pensato, quando esci... Ma non voglio lasciare il sud proprio ora che mi ci sono ambientato. Fai questo per me. Sei l'unico figlio che mi è rimasto. Tu e tua sorella. E va bene. Appena esco, me ne vado a Verona. Te lo prometto sulla croce che porto indosso. Sono riuscito a farmela lasciare. Siete contenti? Grazie, fratellino. Grazie tanto. Darko, il colloquio è finito. Aspetta, guarda cosa ti ho portato. Mi scusi, ho appena cambiato le pastiglie dei freni. Pasticche, sono le pasticche dei freni. Ah già, le pasticche, pasticche. Piuttosto vedi un po' di non farti del male. Si attento lei lì dentro. Come forse saprà, il nostro è un carcere sperimentale. Qui i ragazzi godono di una certa libertà e vogliamo che rinsaldino i rapporti con le loro famiglie attraverso frequenti colloqui, visite. Mi sembra un'ottima iniziativa. Inoltre vogliamo che migliorino anche il loro livello di istruzione. Infatti si occupano di musica, fanno dei lavori in ceramica. E questo è stato sempre il compito di Don Cesco, un compito non molto semplice. Ho avuto una buona esperienza nel recupero di questi giovani. Questo lo aiuterà sicuramente. Comunque la cosa più importante, specialmente qui dentro, è di non mettersi mai sul loro stesso piano. Mi dispiace, ma devo intervenire. Credo ci sia un problema al campo di pallavolo. Adesso basta, smettetela! Non ti immischiare, tu. Non sono affari tuoi. Io non mi faccio mai affari miei. Adesso basta, eh? Di che ti impicci tu? Sono fatti miei! Voi, cosa fate qui? Fateli rientrare, presto! La partita è finita. Portatelo via, chiamate un medico, c'è il naso spaccato. E tu chi sei? Darko Jacupi, piacere. Hai visto che te la sei presa con uno più piccolo di te? Sei contento, vero? Cosa importa, grande o piccolo? Importa, perché l'hai umiliato davanti a tutti. Sei contento adesso, sì? Perché qui, in questo posto, vige la legge del più forte, vero? Con quale autorità lei si intromette? Con l'autorità del buonsenso. Lei chi è? Sono Boroli, il vice direttore. Padre, faccia attenzione. Ci vuole il pugno di ferro con questa feccia. Chiamiamoli ragazzi. Questa è l'aula dove Don Cesco riuniva i ragazzi per il lavoro. Ah, dottoressa, venga pure. Volevo presentarle la dottoressa Rivelli. Piacere. Scusate, io devo sbrigare delle pratiche in ufficio, ma voi continuate pure. Padre, io sono la psicologa dell'istituto. Mi volevo congratulare con lei per il suo intervento di oggi. È stato esemplare. Grazie. Però visto che ci hanno presentati, approfitto subito di lei. La prego. Ho bisogno di sapere qualcosa dei due ragazzi, perché sono interessato al loro comportamento. A quali si riferisce? Beh, adesso non pare di aver sentito dai nomi. Uno si chiama Nino. Nino. L'altro Darko. E poi c'è uno meno giovane di loro che li incitava. Vincenzo Torrisi. Vincenzo Torrisi.
Aia, dottor. Non ti lamentare, poteva andare molto peggio. Che peggio. Avanti. Sono Don Vasari, posso entrare? Prego. Volevo sapere come stavi. Va, va. Torna domani mattina che ti controllo la medicazione. E non si dice grazie a chi ti aiuta? Io non chiedo aiuto a nessuno. Tira una brutta aria da queste parti, dottore. Si è fatto conoscere subito, padre. È appena arrivato e già tutti parlano di lei. Già. Ma come sta il ragazzino? Niente di grave, una frattura al naso e qualche scoriazione. Tra 15 giorni tornerà come nuovo. No, io intendo dire come sta dentro. Non è facile entrare nella loro testa. Qui si impara a diventare uomini troppo presto nella maniera più dura e non si aprono con nessuno. Lei era qui, padre. L'ho cercata per tutto l'istituto. Ecco, Don Vasari, tutto quello che ho trovato. C'è tutto. Profili psicologici, background familiare ed eventuali disturbi. E infine le mie valutazioni. Nino. Nino. Nì. Oh, se vuoi parlo con mio fratello. Ti faccio trasferire in un'altra cella. Così quello zingaro la smette di sfruttarti. No, rimango qui. Io non ho paura di lui. Ma dagli una lezione, se no passi per caga sotto. Io non passo per caga sotto con nessuno. Tu lo sai bene. La prima occasione che capita vedrai. Ehi, zitti! È ora di dormire. Papà, ne parliamo domani. Vediamo che ci ha dato la dottoressa. Vincenzo Torrisi, condannato a anni 2 per spaccio di droga e aggressione. Di media cultura, violento e permaloso. Padre, dove la metto questa? Mettila sul cassettone. Guardi che si fredda, è un peccato. Dario Cupi, esperto ladro di auto, resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Nino Carbone, complice in rapina e omicidio. Tutta gente per bene. Ma che ti impicci? Vai, vai. Vado, vado. Che caratteraccio. Don Vasari, il tassametro corre. Stai calmo, mettiti comodo. Deve aver fatto un gran casino per fare quella fine. È un martire cristiano, almeno sai chi è. Uno di quelli che finivano in pasto ai leoni? Sì, in pasto alle giraffe. E sei pure laureato. Ma che razza di cristiano sei? Che c'hai da ridere? Io come cristiano sarò anche una frana, ma vorrei vedere lei in tribunale a difendere un assassino. E in nome di San Sebastiano, martire santo, e di tutti i beati del paradiso, chiedo l'assoluzione di mio assistito. È pure insolente. Quante cause hai fatto? Ancora nessuno. Appunto. La punizione inflitta ai ragazzi forse è troppo severa. Un mese senza colloqui, una settimana senza TV e niente pallone. Potrebbero proprio esasperarsi. La rissa di ieri merita una punizione esemplare. Lei che ne pensa, Diotallevi? Il mio pensiero lo conoscete già. Mazze e panelle. Vuole dire niente più pacchi da casa e qualche ceffone ai più recalcitranti. Metodi un po' superati, non crede, direttrice? Mi dica lei cosa possiamo fare. Non vogliono frequentare corsi professionali. E studiare non se ne parla nemmeno. Ne sa qualcosa il suo predecessore. Il fatto è che si sentono spalleggiati dall'esterno e alcuni di loro sono anche legati alla malavita organizzata, quindi... Noi abbiamo famiglia e ci viviamo qui. Capisce cosa intendo? Nessuno vuole fare la fine di Don Cesco, tutto qua. Signora direttrice, presto le docce! Non c'è niente da fare. Solo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Possibile che nessuno della sorveglianza fosse nelle vicinanze? Purtroppo no. Li faccia rientrare, tutti!
L'avete sentito? Dov'è che è accaduto il fatto qua? Commissario. Buongiorno, dottoressa. Ho fatto prima che ho potuto. Dottoressa, pensi lei a tutte le pratiche. Portatelo via, su. Ci sono testimoni? Sì, uno. Le guardie della sicurezza hanno trovato un ragazzo con un tubo di ferro in mano, sporco di sangue. È stato messo in cella di isolamento. Il corpo del reato è nel mio ufficio. C'erano altri ragazzi nelle docce? Sì, li abbiamo fatti rientrare in cella, ma pare che non abbiano visto. E figuriamoci. Vabbè, dottoressa, la ringrazio. Tra poco verrà il giudice e vedrà che vorrà ascoltare i ragazzi. Lo sapevo, prima o poi doveva succedere. Dov'è il cadavere? Senti, fuori, fuori per cortesia, risparmiaci i tuoi commenti che dobbiamo lavorare qua, eh? Senta, io sto lavorando, sono il cronista generale locale, non lo dimentichi. Episcopo, sempre primo sei a venire tu, eh? Chissà perché, chi è che ti fa le soffiate? Ma presto lo scoprirò. Vai, vai fuori per cortesia che dobbiamo lavorare. Buttatelo fuori, forza. Senti, mia marita, dosso! Niente, nessuno ha visto o sentito niente, tranne Vincenzo Torrisi. Ed è già un miracolo, da queste parti nascono tutti muti, ciechi e sordi. Il Torrisi afferma di aver visto Nino Carbone accanto al morto con questo tubo insanguinato in mano. Non abbiamo altro. Più che sufficiente per incriminarlo. Sì, però il medico legale ha confermato più o meno quello che ha detto il medico del carcere. I colpi sono stati inferti dall'alto verso il basso. Se la vittima fosse stata in piedi, il ragazzo non avrebbe potuto colpirla a quel modo. I primi colpi sono stati inferti proprio al centro della testa. Hai sentito cosa ha dichiarato Vincenzo Torrisi? Che l'hai ucciso tu, Darko Iacupi, a tradimento. Non risponde. Come spieghi la tua presenza accanto al morto con il tubo insanguinato in mano? Non fai neanche tentativo di dichiararti innocente. Nino, se continui così, non fai altro che peggiorare la tua situazione. Ti erano rimasti solo 13 mesi da scontare. Ma se non ti discolpi, finirai la tua vita in carcere. E così il caso sarebbe chiuso, vero? Don Vasari, ci aiuti lei a formulare la sentenza? Condanna, condanna senza dubbio. Ma perché l'avrebbe fatta? Se l'è mai chiesto lei? Caro Don Vasari, mi permette una riflessione? Certo. Questa è la deposizione di Vincenzo Torrisi, un pezzo di carta. Un semplice pezzo di carta che cambierà il destino di Nino Carbone. A volte la verità non sta su un pezzo di carta. Lei sembra tenere molto a quel ragazzo. Forse gli ha letto negli occhi l'innocenza. Io devo farlo parlare. Devo assolutamente farlo parlare. Non c'è un avvocato al mondo che posso salvarlo da questo insignificante e maledetto pezzo di carta. Io, giudice, devo vederlo. Certamente, darò disposizione in tal senso. Grazie. Arrivederla, padre. Perché non hai parlato con il giudice? Dovresti guardare in faccia chi ti parla. Ma sei venuto per insegnarmi l'educazione? Ne avresti molto bisogno, se a 16 anni c'hai già alle spalle omicidi e rapine. Ma perché cazzo ti interessi tanto a me? Ah, non lo so. Non lo so? Perché mi prendi per il culo? No, non ti prendo in giro. E allora spiegamelo, perché ti interessi tanto a me? Somigli a una persona che mi è molto cara. Aveva più o meno la tua età quando è stato ucciso in un conflitto a fuoco. Non ci credo, ti ha mandato il giudice per farmi confessare. Ma da me non tiri fuori una parola. La vita è una grande lezione. E la si comprende solo troppo tardi. Che palle! Senti, ragazzino. Tu eri lì quando Darko è stato ucciso. Allora o sei stato tu e avrai il destino che meriti. Oppure c'è un'altra possibilità. Quella che tu eri lì e hai visto il vero assassino. E lo stai coprendo. Se è la paura che te lo fa fare, voglio che tu sappia che io ti proteggerò. Vorrei pulirti la coscienza, padre, ecco cosa vuoi fare. Marcello, apri, ho finito.
Senti, a proposito di Don Cesco, che è successo? Le cose non sono sempre come sembrano. E come sono? Le hanno fatto la cappotta, Don Vasari. La che? Allora, degli amici le hanno buttato una coperta in testa e l'hanno riempito di bastonate. E poi quando si sono stufati l'hanno buttato giù per le scale. Degli amici, eh? Ma non si deve dire in giro. Ma come, tutti sanno che è un incidente? Gliel'ho già detto, qui le cose non sono sempre come sembrano. Don Cesco è mezzo matto, ma non è mica scemo. Ha detto che è caduto, se no... E tu come hai saputo tutto questo? Perché io vivo qui. Lo senti io la mattina quando si alza, cosa riesce a smoccolare? Parolacce irrepetibili, indegni di un uomo di chiesa. E con chi ce l'ha, Gigi? Con quei bravi ragazzi che volete redimere, e anche con altri. Gigi, stai dicendo un sacco di balle. Lo sapevo, era meglio che non parlavo. Proprio così, Gegè! Sì, alle 6 in punto, il caffè senza zucchero! Me lo ricordo, non sono mica scemo! Come se bastasse lo zucchero a farlo dimagrire. Fuori di qui c'è un altro mondo. Un mondo che crede nel futuro. Gente che parla con i propri figli, con i genitori, con i preti, con i carabinieri. Allora siete tutti confidenti! Siete uomini senza onore, cornuti figli di puttana! Stai zitto! Ha ragione, Vincenzo! Ha fatto bene lui a non venire. Sei come Don Cesco, sei un amico dei poliziotti. Comunque non ci chiamare più a sentire queste schifezze, hai capito? Non ci chiamare più. Gli ammonete, vuol dire, gli ammonete. E tu che ci fai qui? Aspetto che apra la mensa, manca ancora mezz'ora. Se non esci li prendono per traditore. E chi se ne frega, Don Vasari, quelli sono mafiosetti, io vengo da Bologna. Tu sei Rossi, quello della tabaccheria. So se mi piace di brutto l'odore del tabacco. Scusi, padre. Io non ce la faccio più star qua dentro, in mezzo a questi terrori. Non c'è dialogo. Io se non esco di qua mi ammazzo, padre. Che devo fare? Me lo dica lei. Senti, mi pare di aver letto che fra poco uscirai. Sì. Io penso che la permanenza qui ti sia servita per tutta la vita, vero? Lei, padre, sembra un bravo uomo. Niente a che vedere con quel pazzo di Don Cesco. Che c'entra Don Cesco? Ha rotto le palle a tutti con le sue preghe di chiese sconsiderate. La gente non andava più in chiesa, era terrorizzata. Se la prendeva con i più grossi, Torrisi, Fonseca e tanti altri. Accusava i mafiosi di essere mafiosi, per di più a casa loro. È un pazzo! E giustamente quelli alla fine l'hanno fatto star zitto. Ma te chi te l'ha detta questa cosa? I mafiosetti parlano tra di loro, convinti che essendo un polentone non capisca niente. Ma io li frego tutti. Sì, è vero, sei intelligente, Rossi. Un po' sprecato a rubare nelle tabaccherie, no? Dice che devo provare con le banche? Non intendevo questo. Stavo scherzando, padre. All'interno del suo carcere, un ragazzo di 18 anni è stato fracassato il cranio con un tubo di ferro e nessuno dei suoi agenti di custodia era presente. Il suo vice dove stava? Senta, non usiamo mettere delle guardie anche quando i ragazzi fanno la doccia. Ci sarà un'inchiesta per questo. I responsabili pagheranno. E certo, una montagna di carta, la solita inutile lunga inchiesta e il solito ficcanaso da tenere lontano. Ma lo sa che nessuna di queste cose riporterà in vita quel povero disgraziato? La saluto, direttrice. Don Vasari ha bisogno di un passaggio? Magari, mi farebbe piacere. Tanto andiamo nella stessa direzione, no? Già. Come mai le interessa così tanto quel ragazzo? Prima di tutto perché non credo nelle apparenze e nemmeno nei giudizi chiusi. E poi perché ritengo Nino incapace di fare del male a qualcuno. Questa è la sua opinione personale, ma i fatti la smentiscono, padre. Già. Tra l'altro c'è anche una sentenza precedente per questioni piuttosto gravi. E se non sbaglio dovrebbe risalire all'anno scorso. Dovrebbe... Ecco, guardi, qua c'è tutta la cronaca. Benzinaio ucciso, rapina finita in tragedia. Dovrebbe andare dal 13 marzo al 16 aprile dell'anno scorso. Vediamo un po'. Ecco. Allora, dovrebbe essere... Ecco, in un mese 4 rapine a benzinai, l'ultima con una vittima. Allora, alle 20:45, da una volante di pattuglia nella zona, due poliziotti hanno udito esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco. Precipitatisi sul posto, vedevano tre giovani armati che al loro sopraggiungere esplodevano alcuni colpi, fortunatamente andati a vuoto. I tre giovani criminali fuggivano su un'alfetta grigia verso la statale. I due poliziotti si precipitavano a soccorrere la vittima, che nel frattempo era deceduta.
E ha fatto lei la cronaca? Sì, sono l'unico cronista qui al giornale. Uh-huh. Se mi dice che cosa sta cercando, forse le posso dare una mano. No, mi interessa solo sapere come si è difeso il ragazzo. Naturalmente lui si è dichiarato innocente fino alla fine, anche perché il giudice ha ritenuto assolutamente attendibile la dichiarazione del poliziotto. L'accusa è stata di concorso in omicidio e rapina ed è abbastanza grave per un ragazzino di appena 14 anni. Grazie infinite. Lo posso prendere questo? Sì, sì, prego. Grazie. Arrivederla. Arrivederci. Salve, dottore. Cosa c'è? È successo qualcosa? Una cosa gravissima. Sta per uscire dal riformatorio Vincenzo Torrisi, il ragazzo più pericoloso qua dentro. Sente il bacano che fanno i detenuti. È stata una sospensione di pena o cosa? Buona condotta. Buona condotta. Vincenzo, portaci la foto delle tue femmine! Tutto però vicino! Marcello, stai portando via tutto, lasciaci qualcosa! Uè, salutaci gli amici! Non lo sa, sto uscendo Vincenzo, a me mancano 2 anni. Vincenzo, peggio io com'è? Un lasse dentro, un lasse! Aspettiamo, Vincenzo! Sì, la pressione di chi maggiore è! Dai, sbrigati, dai, veloce, dai, vai a prendere tutto il resto e torna, dai! Vincenzo, avvicini! Che c'è? Dato te che te ne vai! Sa che sì, ci farai con le donne! E scatterò 2 o 3 anche per te, stai tranquillo! Vincenzo, che bella, lascia roba a quella stronzetta! Pezzantoni, Nino è amico mio, quello che lui non vuole è tutto vostro! Dove vado adesso non mi serve più, ricordatelo. Nino è amico mio. È amico mio e lo proteggo io a Nino, Mi raccomando. Nino. Fai l'uomo. Mi raccomando. Non dare retta a nessuno. Stai tranquillo. Che a te ci penso io. Mi faccio sentire presto. Buona fortuna! Tu hai bisogno di fortuna, ragazzo. Tu parli sempre troppo, prete. Io vi saluto, io me ne vado, ragazzi! Ciao! Vincenzo! 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 Dottor Torrisi, se l'è proprio meritata la riduzione della pena, suo fratello. Vincenzo si è comportato in modo esemplare. Buona giornata. Grazie. Aldo. E tenga bene d'occhio quel ragazzo. Non vorremmo rivedere l'ospite da queste parti. Questo chi è? Un Basari, il prete che ha sostituito Don Cesco. Questi preti sono tutti uguali. Si fanno i fatti degli altri senza pensare che possono dare dei fastidi alla gente per bene. A proposito, porti i miei saluti a Don Cesco. Diamo via da questo merdaio. Vedo che stai meglio, così finalmente possiamo parlare. Non avercela con me. Devo fare una scelta di coscienza e devo farla da solo. Dopo l'incidente... Ma quale incidente? Mi hanno cercato di ucciderti. Ma perché non hai chiamato tuo cugino? Non sarebbe servito a niente. Allora perché non hai parlato con me? Non volevo coinvolgerti. La gente lo sai che dice? Che tu domenica in chiesa hai accusato apertamente Fonseca e Torrisi di essere i boss della mafia. La gente ha detto Francesco è pazzo, ma io no. Io ho pensato alla tua completa ingenuità. Leggi. E che cos'è?
E lo schema dell'accordo fra Fonseca e Torrisi per la ripartizione delle zone di influenza della regione. C'è scritto tutto. Chi deve lavorare, chi pagare, chi morire. Sì, ma con questo... Sì, lo so, non ha nessun valore legale. Ma io quando l'ho letto è stata tale l'indignazione che ho sentito il bisogno di gridarlo in chiesa, di ribellarmi, di scuotere la gente. Ma li ho visti andare via i miei parrocchiani uno per uno, lasciandomi solo. Chi te l'ha dato questo? L'ho avuto da un malato terminale di cancro, dopo la confessione. Era il vecchio ragioniere di Fonseca. Mentre andavo via, mi ha detto: padre, io non ho avuto il coraggio di denunciarlo. Lo faccia lei per me. Lei non ha nessuno da proteggere. È solo. L'ho fatto. Con questo bel risultato. Ormai sono diventato come loro. Una bestia piena di rancore, di paure. Ho scritto al vescovo. Voglio farmi sostituire, me ne vado. Non posso più adempiere la mia missione. Don Vasari, vai via anche tu. Allora, prendiamo la nuova discoteca. Ma ti piace veramente o l'hai detto solo per farmi piacere? No. È fantastica, davvero, non potevi fare di più, come sempre. Sono felice che ti piace. Perché è tua. Te la regalo. Ma mi stai prendendo in giro? No, parlo sul serio. Beh, mi è costato molto ottenere una riduzione di pena. Ma ormai sei un uomo e devi incominciare ad occuparti degli affari seri. Niente stronzate con la droga e cose del genere, d'accordo? Grazie, Aldo. Te lo sei meritato. C'è quel nuovo prete, Aldo. Mi ha preso di punta, umiliandomi davanti a tutti. Calmati. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Dopo l'incidente capitato a Francesco, ho ricevuto qualche telefonata. E non tutti apprezzano i tuoi metodi. Chi se ne frega? Quel prete è pericoloso, te lo posso garantire. Prima ce lo togliamo dalle palle, meglio è. È molto più pericoloso rompere gli accordi con Fonseca. Oh! Ma tu lo sai che quello magari fa ammazzare 100 persone con l'agito? Ma poi lo trovi tutte le domeniche alla messa. I suoi ordini non si discutono. Devi essere paziente. Don Vasari, è un problema mio. No di Fonseca. Mi ha umiliato e deve pagare. La soluzione la trovo io. Angelo. Sei appena uscito dal carcere. Assapora la libertà, no? Occupati del locale. Divertiti con i tuoi amici. Raggiungi quella ragazza, vedi che ti piace. Al prete ci penso io. Francesco, aspetti! Buongiorno padre, il caffè. Buongiorno Gigi. Bella giornata. Che c'è Gigi? C'è un uomo giù in chiesa con una ragazza che vuole parlare con Francesco, uno strano tipo. E allora? Ma Francesco è partito poco fa. E tu gliel'hai detto? No. Ma lo conosci questo? Che tipo sei? No, con me non vuole parlare, vuole solo Francesco. E io sono Francesco? No. E allora? Non la vedo.
Vabbè, digli un poco che fra poco scendo giù, eh? Certo, e intanto che faccio? Chiamo il taxi? Prima di tutto ti voglio chiedere una cosa, mi posso prendere il caffè? Certo! Oh, e il taxi, chiamalo, chiamalo. Chiamo. Darko era l'unico figlio maschio che mi è rimasto. Era un ragazzo intelligente, forte. E loro l'hanno ammazzato come un cane. Maledetti fratelli Torisi. Cosa c'entrano i fratelli Torisi? Darko è stato ucciso da un sedicenne, Nino Carbone, un suo compagno. No, non è stato Nino a uccidere. Sono sicura. Padre, senti tu a me. Quello era un omicidio per vendetta. Darko, così una sera, ha rubato una Jaguar nuova e non sapeva che era di Aldo Torisi. Quello là si è offeso, ha mandato suoi uomini a cercarlo. Ma carabinieri avevano arrestato Darko prima e io pensavo che finiva tutto lì. Nello stesso carcere c'era anche Vincenzo Torisi. Quella famiglia non dimentica, non perdona mai. E ho dovuto seppellire mio ragazzo senza sua croce. Tutti i maschi della nostra famiglia portano una croce così, anche in tomba. Sto cercando un piccolo crocifisso d'oro, l'hai mica visto, Marcello? Tutto quello che c'era nella cella è qui. La cella è già stata controllata dalla polizia, comunque non è stata trovata alcuna croce. E questo è il suo deposito personale. Mi puoi lasciare solo questo? Quando ha finito mi chiama. Mi piacciono le sardine. Spicchi! Spicchi! Tu sai che sei un bel bugiardo. Mi hai detto che non avevi amici. Ma lui è Spicchi, non è una persona. E non fa domande. Fa solo le fusa. Lo puoi tenere tranquillamente, però devi dare da mangiare perché è affamato. Te l'hai dimenticato il tuo Spicchi, eh? Non l'avevo dimenticato, solo che qui non mi trovava più. E le domande? Non sei venuto per farmi qualche domanda? Non ci sono domande, c'è solo uno scrupolo. Ho cercato nella tua cella la croce d'oro che portava Darko e non l'ho trovata. Tu sai chi può averla presa? Nino, Nino. Tu sbagli a credere che io sia il tuo nemico. Le cose stanno come stanno. Vincenzo Torrisi è uscito e tu stai dentro. Ecco le sardine per il tuo, come si chiama, Spicchi. Grazie. Lei è ostinato, padre. Cosa spera di trovare? Cerco qualcosa che potrebbe essere sfuggito ad altri. La sentenza è andata in giudicato. Il giudice Bandoni ha condotto il processo in maniera corretta e il giudizio è ineccepibile. Non troverà nulla lì dentro. Eccoli qui. Che cosa sono? Questa è la testimonianza di un certo Ettore Peluso, la guardia che ha riconosciuto il ragazzo. E l'altro cos'è? Il verbale che due poliziotti hanno redatto la stessa sera della rapina. Ma è la deposizione a carico dell'accusa. Questa è la carta che l'ha fatto condannare. Padre, io non la seguo più. Posso averli? Certo, sono fotocopie.
Io mi scuso con lei se sono stato... Non ci perdere scuse, è facile dare giudizi sbagliati. Devo confessarle che lei non mi è stato molto simpatico al primo incontro. La ringrazio, giudice. Mi dispiace che non posso fare la stessa confessione anch'io. Don Vasari, forse so cosa ha in mente, ma il Teste Peluso era un poliziotto onesto, serio e responsabile. Ora fa l'agricoltore. Una ritrattazione sarebbe un vero miracolo. Io ci credo ai miracoli. Ossequi, signor giudice. Scusi, conosce il signor Ettore Peluso? Che sta lavorando nelle piccole indie. Peluso! Che c'è? Peluso, ti cercano! Arrivo! Allora, che vuole da me, padre? Ma io volevo sapere che in base al verbale che lei ha redatto avrebbe riconosciuto uno dei ragazzi, mentre invece l'altra guardia non ha riconosciuto nessuno. Si trattava di un ragazzino, di un incensurato. E in un caso efferato come quello la prudenza era d'obbligo. Sono padre anch'io e ho un figlio di 16 anni, mi creda, non è stato facile. Ma lei dopo poco tempo ha riconosciuto in Nino Carbone l'autista della banda. Che cosa vuole insinuare? Io non voglio insinuare nulla. Io voglio solo sapere che cosa gli ha dato questa certezza. Nino Carbone, l'ha mai conosciuto lei, sì o no? Io conoscevo il padre. Nino era spesso in officina, era un bravo meccanico. Avevano tutti e due la passione per le Ferrari. Il padre lo portava spesso in giro con lui e qualche volta gli faceva guidare la macchina. E lei mi dice che un ragazzino di 14 anni professionalmente guidava una macchina del genere? Nino era poco più che un ragazzino, ma sapeva fare delle cose da grande. Poi quando i genitori sono morti, beh, ha cominciato a frequentare i balordi del paese. Mi dico una cosa, che tipo di macchina era la macchina del padre di Nino? Un Alfa 155 Sport Argento, bella macchina. Quasi uguale a quella della rapina? Un po' più chiaro. Però nei verbali non è mai uscito fuori il numero di targa di questa macchina. E secondo lei quelli andavano a fare le rapine in banca con l'auto di famiglia? Era quello che desideravo sapere da lei, signor Peluso. Beh, io adesso avrei da fare. Scusi. Signora, scusi, mi sa dire dove trovo Don Vasari? E la sta confessando. Grazie. Scusi. Scusi. Signori, perdoni, ma urgente, eh? Apri il tuo cuore, dimmi tutto. Se vuole stare chiuso qua dentro almeno 2 giorni, basta che inizio, padre. Episcopo, che ci fai qui? Notizie importanti. Padre, vedo che ha parecchio lavoro a quest'ora. Dunque, per quanto riguarda i genitori del Carbone, tutto quello che sono riuscito a recuperare è qua. Allora, la dinamica dell'incidente, le ipotesi della polizia, alcune testimonianze prese sul luogo al momento del fatto e il referto del medico. Il padre è morto perché ha avuto un collasso mentre stava guidando, soffriva di diabete. Sono finiti in un fosso, però altro non ho saputo. Non mi sembra molto. Però la vera sorpresa non è questa, padre. Nino aveva una sorella di cui non si ha più notizia, si chiama Maddalena. E questa è una sua foto. Eccola qua. Ecco qua. Questo è uno scoop. Bravo, Episcopo. Che per campà veniva sigaretta, qualcuno me l'ha fatta una bambina e per campà a da venire eroina. Ci volimmo pensare, qualcosa sa da fare. Non ci avimmo pensare, non l'avimmo fatto. La piccerella stava a mezza vita, per campà veniva caramella. Mo tenne con le corde strette, e non può venire gente sa facetta. A volimmo salvà, qualcosa sa da fa. Ma potimmo salvare.
non l'avevo mai fatto. Baccalà mi rimane un poco sullo stomaco. Me ne faccio due etti, grazie. Aspetta un minuto. Ho detto un poco sullo stomaco. Un chilo. Ah, vabbè. E Don Vasari, questa mattina ha chiamato una ragazza per lei. Ha lasciato un messaggio, una certa Maddalena. Come? Maddalena. E perché non mi hai chiamato? Andava di fretta e ha detto che arriva alle 2 alla stazione. Alle 2? E come faccio adesso? Ma tu me lo dovevi dire prima! E me lo sono dimenticato! Don Vasari, non pensavo che una telefonata di una ragazza fosse tanto importante per lei! Cioè, non fa lo spiritoso con me, eh? Comunque, è l'una e da qui alla stazione ci vuole un quarto d'ora! Chiamo Attilio? Chiamo Attilio? Io ci devo andare da solo, devo guidare io la macchina! Qual è il problema? Che era in prestito la macchina ad Attilio? Ma figurati se Attilio mi dà la macchina, col fratello deve tornare dal viaggio di nozze! Don Vasari, non torna, non torna! Come non torna? Don Vasari, glielo ho già detto, le cose qua non sono come sembrano! Ma no, padre, non è possibile. Guardi, sta per tornare da un momento all'altro e mi metterebbe nei guai. Guarda che dire bugie a un prete, è doppio peccato. Ha saputo tutto, padre? Già, è latitante, Sì, ma appena lo assolvono torna. Spero. Mi devi ridare pure i soldi e il biglietto per i Maldini. Comunque per il taxi non se ne parla nemmeno, Non credevo sarebbe arrivata immediatamente, dopo i miei messaggi. Mi sono spaventata. Nino non avrebbe mai dato il mio indirizzo, se non per gravissimi motivi. Farei qualsiasi cosa per mio fratello. Veramente l'indirizzo non me l'ha dato lui, anzi. Nino nemmeno sa che lei è qui, ma purtroppo sono stati motivi gravissimi. Che cosa ha fatto questa volta? Nino è stato accusato di aver ucciso un ragazzo nel carcere, colpendolo ripetute volte con un tubo di ferro. Rischia più di 20 anni. Ma com'è possibile? Mi aveva detto che andava tutto bene, che si era adattato. In quel posto si è ridotta una bestia. Non posso credere che Nino abbia fatto una cosa del genere. Io non credo che sia stato lui. Ma c'è qualcosa che ancora non ho capito. Per questa ragione l'ho convocata. Cosa posso fare per aiutarlo? Farlo parlare. Nino ha sicuramente assistito all'omicidio. E sicuramente ha riconosciuto l'assassino. Però preferisce essere condannato piuttosto che rivelarne il nome. Nino è un ragazzo testardo. Cresciuto troppo presto con le leggi della strada. Non farà mai la spia. C'è un testimone che lo ha accusato. Un compagno di reclusione. Un certo Vincenzo Torrisi. Grazie, padre, per quello che sta facendo per mio fratello. E giuro che farò qualsiasi cosa per salvarlo.
Ci siamo quasi, lei è pronta? Sì. Bene. Colloquio finito. Ciao, Piero. Nino, sei pallido. Ma perché sei venuta, Maddalena? Don Vasari mi ha chiamato. Mi ha detto che Vincenzo Torisi ti accusa di un delitto. Nino, quando finirà questa maledizione? Maledetto quel prete. Maledetti tutti i preti. Ma perché si impicciano dei fatti degli altri? Ma quello ti vuole aiutare. Non capisci? Vuole solo che tu dica la verità. Ma la verità la conosce bene. Ma vuole che testimoni davanti a un giudice. E questo non è possibile. Fallo, Nino. Altrimenti questo incubo non finirà mai più. Ma proprio tu parli. Ma che ammazzano? Don Vasari ci farà proteggere. Se non si possono proteggere neppure loro. Se sto zitto almeno resto vivo. Ma tu mi vuoi morta a me? Che dici? Adesso cosa c'è? Nino non vuole che corra dei rischi. Ha detto che non devo più tornare qui e che devo soltanto pensare al bambino. Ma è proprio questo il punto. Io non capisco tutta questa preoccupazione per te. È lui che sta nei guai seri. Ma io gli voglio un bene dell'anima e forse... Sì, forse, forse. Ma non sarà mica forse per questa intimità. Maddalena, guardami negli occhi. Aldo Torrisi è il padre di tuo figlio, vero? Maddalena! Maddalena! Oh! Maddalena! 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 Dov'è tua sorella? Non lo so, signor Torrisi. Sono 3 giorni che non la vedo. Sì? È un bugiardo. Oh. Siete messo d'accordo tu e quella bastarda? Eh? Nessuno si è messo Maddalena! D'accordo. Maddalena! Ma no! Se credi di potermi prendere per il culo, hai sbagliato cliente. Ma nessuno la vuole prendere per il culo. Sì, sì. Maddalena, togliati! Maddalena! Maddalena! Vieni qua. Di che tua sorella, che se cerca di fare la furba, io ammazzo prima te e poi lei, hai capito? Bastardo, vieni qua. Nino, che succede? Hai bisogno d'aiuto! Questo scherzo te lo farò pagare. Parola di Aldo Torrisi. Non è successo niente! Scusami. E se quello ti tocca con un dito, io lo ammazzo! Quando abbiamo fatto questa foto, ero incinta di 3 mesi. Aldo aveva famiglia, però io ero la sua donna da 3 anni. Quando l'ho saputo, ha cercato di farmi abortire. Mi ha picchiato a sangue, ma io non volevo perdere il mio bambino. Ho passato un periodo d'inferno con fratello in carcere e con un figlio che il padre lo voleva morto. Non ce la facevo più a sopportare questa situazione, sono fuggita. Padre, Nino sta cercando soltanto di proteggermi. Che dobbiamo fare? Me lo dica lei, io non voglio che succeda niente di male a Nino. Subito!
dobbiamo perdere un minuto. Ti darò l'indirizzo in un posto sicuro, non ti preoccupare. Ci penso io a fare vedere tutto al procuratore, eh? Andate pure, grazie. Arrivederla, come stai? Arrivederci. Dottore, ecco il fascicolo dell'attentato. Dentro ci stanno i rilievi della scientifica. E così la ragazza, lei non la conosceva proprio, vero? Mai conosciuta in vita mia. E dopo l'attentato è sparita. È vero, commissario, è sparita nel nulla. Senta, don Vasari, ma chi vuole prendere in giro lei? Eh? Mi scusi, padre, ma lei farebbe perdere la pazienza anche a un santo. Scusi, ma che c'entra la ragazza? La denuncia è la mia denuncia. D'accordo, d'accordo. Allora, lei sostiene che a sparare sia stato Vincenzo Torrisi, vero? Sì, ma tanto lei non mi crede. Padre, quello che credo io non conta. Se lei è veramente convinto che a sparare sia stato Vincenzo Torrisi, allora io le consiglio di farsi un bel viaggetto. Perché quando Torrisi verrà a sapere della sua denuncia, gliela farà pagare cara e vedrà che questa volta non sbaglia. Come si vede che non mi conosce, commissario. Io non faccio mai quello che mi consigliano. Però sa che le dico? Io la denuncia a Vincenzo Torrisi non gliela faccio. Però informo lei di tutto questo. Chiaro, commissario? Vasari, vede che io ho ricevuto informazioni su un poliziotto che circa 30 anni fa si mise nei guai. E guai molto grossi. Che cosa devo pensare? Che quel poliziotto non ha perso il vizio? È arrivata la posta da Genova, vero, commissario? Mia sorella ha rischiato di morire per colpa tua. Tu hai frugato nella mia cella, ma chi ti credi di essere? Il salvatore del mondo, chi? Credo di essere soltanto un prete che fa il suo dovere per evitare un'ingiustizia. È facile per te, a spese di mia sorella. Io ho fatto di tutto per tenerla lontano da qui. Ma tu me la riporti subito qui, nella trappola! Calmati, Nina. Tua sorella mi ha detto tutto. E se tu ti fossi confidata con me, non l'avrei fatta nemmeno venire. Al punto in cui siamo, noi siamo costretti ad affrontare i Torrisi per mandarli in galera. È l'unica maniera di salvare tua sorella. E io ti aiuterò. Ma che puoi fare tu? Che puoi fare tu? Sei solo un povero prete! E i Torrisi ti faranno fare una fine peggiore di Don Cesco! Ci penso io a quel figlio di puttana. Appena esco lo ammazzo. La vendetta non risolve mai i problemi, Nino. Passeranno anni prima che tua sorella ti potrà vedere. E non vedrai mai crescere tua nipote. Ma la cosa più brutta è che butti via la tua vita inutilmente. Ma lo capisci, no, che i Torrisi ti hanno incastrato? Non rispondi, eh? Te lo faccio capire io, allora. No, non lo fare. Non ti ho chiesto niente, non ti mettere contro di loro. Ti ammazzeranno, non lo fare. Questa cotta è tutta da rammendare. Padre, il telefono, il telefono. Pronto, chi è? Carlino? Sono io, Leonardo. Leonardo, come stai? E come stanno i ragazzi? Ma noi si sta bene. Sì, tu, ma Cesco mi ha raccontato tutto. Io sono preoccupatissimo, te lo giuro. Io non avevo idea del guaio in cui ti avrei cacciato. Poi è venuta questa ragazza, Maddalena. Stai tranquillo, non corro nessun pericolo. Beh, mi fa piacere. Ma se Maddalena mi ha raccontato che in piano centro ti hanno sparato... Ma guarda che mi hanno scambiato per un altro. Sì, per un altro. Ora lì al sud c'è pieno di sosia tuoi. Solo un cieco poteva scambiare te per un altro. Non ti preoccupare. Non mi devo preoccupare. Erano due in motocicletta. Che erano due ciechi motociclisti sparatori. Certo, la sta sparando grossa. State tranquilli, state tranquilli. Non state a sentire chiacchiere, sono tutte balle. Senti, Carlino. Leonardo, abbi pazienza. Io adesso ti lascio perché c'ho un appuntamento e sono già in ritardo. Io ti chiamo, beh, ti chiamo io e non ti preoccupare. Attenzione però alla ragazza, eh? Ciao, caro, ciao. A padre, la cercava Attilio per recuperare la macchina. E tu che gli hai detto? Che non l'ho vista. Bravo.
Grazie. Ti preoccupare. Ah, GG. Sì? E non fare pettegolezze. Agli ordini. Questo, come l'ha avuto lei? Don Cesco. E come mai Don Cesco non l'ha portato in procura? Perché è scivolato per le scale. E anche se l'avesse portato in procura, con tutte le amicizie che hanno i Fonseca, sarebbe finito in una parrocchia abruzzese a fare le prediche ai sassi. E poi non c'è nessuna firma. Ah. Come mai lo mostra a me ora? Perché sono curioso di sapere da che parte sta lei. Se nel foglio paga dei Torrisi, io col mio intuito ho fallito. E ho poche probabilità di uscirne vivo. Oppure... Oppure? Oppure lei non è corrotto. E io le ho dato in mano una carta che potrà con questa debellare tutta la mafia locale. Io acquisire un amico e poter a un certo punto usufruire del suo aiuto in caso di necessità. Padre, io sono 2 anni che do la caccia a Torrisi, ma non quello piccolo, quello è uno che si elimina da solo. È Aldo Torrisi che voglio. Sin da quando è tornato dagli Stati Uniti. Ma Aldo Torrisi è un tipo prudente che non si espone mai. È difficile da incastrare, sa. E noi provochiamo Vincenzo Torrisi. A me mi odia. E sicuramente reagirà con violenza. Veda che l'attentato contro di lei non era uno scherzo. Quindi ce l'avevano con lei. Torrisi non farebbe mai uccidere la madre dei suoi figli. Vuole rischiare ancora, padre? Sì, lo so, commissario. Ma si ricordi una cosa. Io non mi fermo mai. Ma chi ci assicura che è così? Credi che inventeremo una cosa così pazzesca? Forse è nemici! Noi non siamo nemici! Lo volete capire oppure... Ehi, spostati! Ma guarda tu! Dai, ma non c'è niente! Maleducato! Libertà e democrazia! E ti garantisco, capitano, che quelle maledette foto sono vere! Vicino al nonno? E tu? Fate i bravi, eh? Michele! Carica soltanto Parnaso. Ogni po' lascialo qua che sta arrivando il veterinario. Come desideri, signor Fonseca. Aldo. Caro Guido, è un piacere vederti. Come stai? Tutti bene in famiglia? La mia sì. È nella tua che ci sono dei problemi. Mio fratello. Già, il tuo fratellastro. Non doveva fare quello che ha fatto. T'aveva avvertito. Un gesto senza conseguenze. È stata solo una bravata. Vedi, Aldo, niente senza conseguenze. Poi a me le bravate non piacciono. Quando uno spara a qualcuno per uccidere, tu mi capisci? Non devo dirtele io queste cose, le sai benissimo, no? Quel ragazzo mi ha dato sempre dei problemi. Sì, e poi devi spiegargli che i preti non si ammazzano, perché il paese si ribella.
La polizia restringe i controlli, arriva la finanza e ci rovina il business. Perché noi siamo uomini d'affari, no? Hai perfettamente ragione, Guido. Dirò a Vincenzo che ci siamo parlati. Vedrai, questo lo calmerà. Ha molto rispetto per te. Quel ragazzo non ha rispetto per niente e per nessuno. È nato bastardo e morirà bastardo. Tuo padre ha fatto un grosso errore ad adottarlo. Vedi, se quel prete gli sta sul gozzo, ci pensiamo noi, non c'è problema. È sempre convinto della pazzia di Don Cesco? Più di prima. Non per quello che ha detto, che più o meno lo sanno tutti, ma per averlo gridato ai 420 in chiesa. Sono d'accordo con lei che è stato un atto un po' avventato, ma almeno ha smosso le acque. E se ho capito bene, lei vuole che io l'aiuti a smuoverle di più. Beh, veramente, era quello che pensavo. Sono sorpreso, caro Don Vasari. Lei in poco tempo ha capito esattamente come funzionano le cose da queste parti, come si usano gli amici e come si combattono i nemici. È stato il commissario Altieri a spiegarmelo. Altieri è un vero mastino, complimenti. E sa scegliere bene i suoi compagni di avventure, perché questa è un'avventura pericolosissima. Avete di fronte degli uomini potenti. E io non farò mai prediche in chiesa. Dai, forza, dai, facci vedere. Dai, che sei grande. Dai, tu! E questo? Ma lei è impazzita, adesso come faccio? Quello mi denuncerà! Chi, latitante? Oh, Madonna mia! Lascia perdere la Madonna. I documenti che ti avevo chiesto? Ho controllato il fascicolo due volte e non c'è niente. L'unica testimonianza è quella del Peluso, l'ex poliziotto. Ma sei sicuro? Sicurissimo, parola di avvocato. Oh, buonanotte, andiamo. Dove andiamo? A chiarire una situazione. Ce l'hai la tua cartella d'avvocato? Perché? A che serve? Serve, cammina. Signor Peluso, l'avvocato Attilio Venturi. Come ha detto? Lei ha capito benissimo, il mio avvocato Attilio Venturi. E sarà bene che se ne trovi uno anche per lei. Io sono sicuro che lei mi ha mentito. Non è vero. E invece è vero, signor Peluso. Non è normale aver riconosciuto un ragazzo settimane dopo quando già lo conosceva prima. Non è andata così. Se non è andata così mi faccia capire, perché io non capisco, ma stia ben attento a quello che dice, perché può salvare la vita di un ragazzo. Mi hanno minacciato. Come l'hanno minacciato? E chi l'ha minacciato? È stata una telefonata. Dovevo riconoscere l'indiziato, sennò avrei fatto la fine del benzinaio. E lei ha lasciato marcire un ragazzino di 15 anni per tutto questo tempo? Ma quel ragazzo è colpevole. Ma non si è accorto che l'hanno usato, che hanno approfittato della sua incertezza e per una piccola telefonata anonima lei ha mandato in galera un ragazzino innocente, ha capito? Voglio vedere come fai a ripulirti la coscienza. Un assassino che fa la morale alla brava gente. Devi pregare, è molto. So tutto di te. E se ti impicci ancora dei miei affari, se dai ancora fastidio a mio fratello, io ti distruggo. Questo appartenga a te. Thank you.
Io non sono un assassino. E tu lo sai, signore. Le cose si mettono male, padre? Che fai? Mi stai spiando? No, ma per caso ho sentito tutto. Per caso, tu lo dici sempre, che le cose sono a volte diverse da quelle che appaiono. 30 anni fa mi hanno accusato di un orribile delitto, del quale io ero assolutamente innocente. E questo fatto è rimasto come marchio per tutta la mia vita. Un ragazzino rimase ucciso e mi ricordo sempre le macchie di sangue sul selciato della strada. Non me lo scorderò mai. Era un poliziotto, Giulia, e facevo parte del reparto antisommossa. Ero pronto ad intervenire se le serviva aiuto con quei mafiosi. Grazie, va bene, siete. Certo, se ne andate a mettere il naso nei suoi appari, e quello ha fatto lo stesso. Lo diceva sempre Don Cesco, che è senza peccato. Ma che ti ci metti anche tu adesso? Ma quello che non ho capito è che c'entrano i Torrisi con Nino. La sorella di Nino Carbone è stata l'amante per 3 anni di Aldo Torrisi. Poi è rimasta incinta e per salvare suo figlio è scappata. E se stessa? Scusa, Giulia, stiamo parlando di Maddalena. Con tutto quello che avrà visto e sentito in 3 anni, se Maddalena parlasse darebbero 3 castori ad Aldo Torrisi. Don Vasari, scusi. Sì? Volevo dirle, si cerchi un altro taxi, da domani il mio è fuori servizio. Oggi non è domani e quindi sei ancora in servizio, caro Attilio. Gegè, chiudi la porta della chiesa. Va bene, Don Vasari. Padre, posso rubarle un minuto? Certo. Ecco, vede, io ho pensato molto a quello che lei mi ha detto e mi sono reso conto che probabilmente lei ha ragione. Sono stato un ingenuo. Stamattina sono andato a parlare col giudice Mottola e ho ritrattato la mia precedente testimonianza. Mi dà una grande gioia per il suo. Grazie, padre. La prego di essere indulgente con me. Vai in pace. Così verrà prosciolto, Nino. Dio sia lodato. Tanto non cambia nulla. Mi condanneranno per omicidio e rimarrò in carcere per 20 anni. Ma come non capisci che dipende tutto da te? Comincia a credere nella giustizia. Vai in procura dal giudice. Non posso. Nino, qui non ci sono più segreti. Se qualcuno denuncia i Torrisi per testimonianza o una prova qualunque, è fatta. E tu che sei stato così coraggioso in passato, dovrai esserlo ancora, finché quei due sono liberi. Tua sorella è in pericolo. Denuncia Vincenzo Torrisi e mandiamolo in galera con le bestie. Vasari, i Torrisi sono troppo potenti, ho paura. È vero, sono potenti, ma non invincibili. E ti assicuro che io ci proverò. Te ne puoi andare, io farò un po' tardi. Padre, non mi sembra una buona idea. Lo so, ma è arrivato il momento di prendere il toro per le corna. Io scherzavo quando le ho detto di non contare più su di me e sul taxi. Lo sapevo, ci vediamo domani mattina alla stessa ora, ciao. Ok. Vorrei parlare col commissario, per favore. È molto urgente. Adesso non la molla più fino a domani. Deve recuperare il tempo perduto. Fai servire lo champagne. Stasera offre Vincenzo. Ehi! 4, 3, 2, 1. Ehi!
Pensavi che c'ero anch'io ai tuoi festeggiamenti, vero? Ci pensiamo noi, signor Torrisi. Ma chi l'ha fatto entrare? Ah, buttatelo fuori, sto rompicoglione! O ci divertiamo un po' a prenderlo in giro. Sì! Mandate tutte le pattuglie in zona alla discoteca Foco, presto però, eh! E fai più veloce, vai! Io ero venuto perché pensavo volessi confessarti. Vincenzo Torrisi, non si è mai confessato in vita sua. Lo farai presto. Magari per raccontare a un giudice da dove hai preso quella collana che ha la tua ragazza. E non fare il modesto. La tua fidanzata deve sapere che ha le mani sporche di sangue di un ragazzo che hai ammazzato con un tubo di ferro e dal quale hai tolto quella collana che hai regalato a lei. Stai zitto, bastardo di un prete! Non fate uscire più nessuno qua, eh! Aiuto! Passo. Passo anch'io. Tu lo dici. Guarda, ragazzi. Sempre lui, poi. Aldo. Ti devo parlare. È urgente. Fai l'altro giro. Andate, dai. Facciamo l'altro giro? No, sa, dopo, dai. Non discutiamo. Andiamoci. Avanti. Dai. Dai, tutti, subito. Ecco, ecco. Ma chi gli è preso? Che è successo? Ce lo siamo levati dai coglioni. Quel figlio di puttana. Mi vuoi spiegare cosa stai dicendo? Sto dicendo che ho ammazzato quel prete e che sono scappato per un pene alla polizia. Gli ho sparato con questa. Maledetto idiota! Se ci riprovi. Ammazzo anche te. Cerca di calmarti. E vediamo come risolvere il problema. La polizia starà per arrivare da un momento all'altro. Se ritorno in galera, ci finiremo insieme. Sono stufo di sporcarmi le mani per te. E te che vuole quel prete? Avresti dovuto ucciderlo tu. Ti sbagli. Io non ho fatto niente. Perché dovrebbero cercare me? Sei tu il violento. Quello che ammazza tutti. Questa volta non finirai in galera, te lo prometto. Antonio! Sì? Quanto c'è nella borsa? 100 milioni. Bene, vai di là. In cassaforte ci sono dei passaporti. Dai tutto a mio fratello. Sbrigati, non abbiamo molto tempo. Ah, dottore, sono i soldi per Fonseca. Metterò tutto a posto io, andate! Va bene. Franco, prendi la tua macchina e con Otello accompagnate subito mio fratello a Reggio. Se c'è il Santa Lucia che salpa tra poche ore. La polizia arriverà a momenti e non voglio che lo trovino qui. Vincenzo viaggerà nel portabagagli. Nessuno lo deve vedere, siamo intesi? Bene, vai. Allora, questo ti basteranno per un po'. Appena sbarchi troverai il nostro armatore Hakim. Lo conosci? Bene, penserà a tutto lui. Lo avviserò subito. Adesso sbrigatevi. Dai, vai! Franco, ti affido mio fratello. Appena è partito avvisatemi. Questa è meglio farla sparire. Tranquillo, la polizia non lo troverà mai.
Commissario Altieri, una macchina è appena uscita dalla villa, la stiamo seguendo. Non ci provare. Controlliamo se ha un'arma. Ma siete impazziti, eh? Quando mio fratello lo verrà a sapere, vi farà ammazzare come cani. Vincenzi, ti sei calmato? Aldo, figlio di puttana! Beh, il vero figlio di puttana sei tu. Perché quando mio padre sterminò la tua famiglia per dei vecchi rancori, si fece cogliere da un momento di compassione prendendoti con noi. Ma è stato un grande sbaglio. E non è stato facile per me, puoi comprenderlo, no? Ma hai venduto a Fonseca. Lui mi odia perché non scodinzolo ai suoi piedi. Tu sei un vigliacco! Non hai capito, come al solito. Allora, tu ormai sei un cane sciolto e vuoi fare come ti pare. E i tuoi sistemi non piacciono a nessuno, e a me per primo. Non ti sei reso conto che i tempi sono cambiati? Che noi siamo uomini d'affari. E che tu sei un piccolo mafioso di provincia. Ma non capisci che quel prete ci avrebbe distrutti? Non capisci che bisognava fermarlo? Non c'è più tempo per spiegare. Aldo, no. Commissario, il giovane Torrisi l'abbiamo trovato morto. Avanti, forza, cammina. Muoviti, dai, su. Questi sull'altra volante, forza. Questo viene con me. Non è possibile, mio fratello ti ha ucciso. Mi ha sparato proprio qui, nel cuore. Ho avuto fortuna. Col giubbotto che mi ha dato il commissario Altieri mi sono salvato la vita. Il mio amico Giorgio dice sempre che i fatti non sono mai come appaiono. Aldo Torrisi, la dichiaro in arresto per l'omicidio di suo fratello e come mandante dell'assassinio di Darko Iacupi. Ci sono molte altre imputazioni, ma sarà il giudice a comunicargliele. Portalo io, va. Visite per te, è Don Vasari, è di là che ti aspetta. Non voglio vedere nessuno, tantomeno quel prete. Nino, sbrigati che il tassametro corre, su!